che Al-Fasseid è in stato vegetativo permanente, hanno chiesto ai familiari l'autorizzazione per staccare le macchine che ancora lo tengono in vita. Di fronte all'ospedale di Pretoria, canti e preghiere per chi ha portato il Sudafrica fuori dalla segregazione. Anche all'ingegner Ferrari lo teneva in vita la sua passione per la macchina. La talpa del Datagate, quanto ha annunciato alla Camera il ministro degli esteri. Tutti prendono dei provvedimenti per lo spionaggio, però nessuno vuole difendere quello che ha rivelato lo spionaggio. Lo lasciano solo. Che a giudizio del governo, d'altra parte, non è accoglibile neanche sul piano politico. Il ministro degli esteri Emma Bonino dice no a Edward Snowden e chiarisce il ruolo dell'Italia nel caso Datagate ed in particolare nel PRISM. Si servono delle sue informazioni però non lo difendono. Non siamo stati né coinvolti né consultati né abbiamo partecipato e comunque abbiamo piena fiducia nelle parole di Obama. Fermo restando che le dichiarazioni di Snowden, l'ex analista della CIA protagonista del caso Datagate, dovranno essere verificate, la responsabile della nostra diplomazia auspica un chiarimento in tempi rapidi perché, dice, questa vicenda nuoce a tutti e perché con un Mediterraneo in fiamme, considerando le situazioni politiche di Siria ed Egitto, dobbiamo preservare i rapporti con gli USA. Per i presidenti delle commissioni estere di Camera e Senato occorrono ulteriori chiarimenti. Per Cicchitto, soprattutto sul quadro internazionale, per Casini è un dovere degli USA nei confronti dell'Italia, alleato vero. Terminando l'audizione, la Bonino assicura, sul caso Snowden, il Premier Letta è disponibile a riferire il 10 luglio in Parlamento. In quale ambito non lo so. Udienza privata da Papa Francesco per il Premier Letta, le difficoltà dei giovani per il lavoro, la prossima visita. Ah, che bello, il Papa aiuterà Letta a far trovare lavoro ai giovani. Diventeranno tutti preti, non so, che io spero che veramente possa fare qualcosa, magari mi farà diventare a me produttore di YouTube. Poi la visita a Lampedusa, il segretario di Papa Francesco, signor Alfred Swerb, dice ai giornalisti, il Papa va a piangere i morti, nel nord c'è chi spreca, nel sud c'è chi lascia tutto, rischia la vita per un futuro migliore. Poi Letta presenta il seguito, la moglie, la giornalista Gianna Fregonara. La prima volta che l'abbiamo vista da lontanissimo, perché al primo Angelus abbiamo portato i nostri tre bambini piccoli, siamo venuti soltanto che non siamo nemmeno riusciti ad avvicinarci. Udienza nel giorno in cui viene reso noto il bilancio della Santa Sede. Povero Letta, che è la prima volta che ha visto il Papa non si è potuto avvicinare. Beh, la colpa era di tutti i milioni di persone che stavano in piazza con lui, forse. Non so. Italia-Argentina. Si giocherà il 14 agosto all'Olimpico, sfida tra Balotelli e Messi, in onore del Papa, tifoso del San Lorenzo. Torniamo all'economia perché si accende lo scontro per il controllo della RCS del Corriere della Sera tra la Fiat di John Elkann e l'imprenditore Diego Della Valle. Marina Nalesso. Chi vincerà? Chi perderà? Chi se ne frega? Sinceramente, a me non mi danno niente di questo. Dall'altra la più grande casa automobilistica italiana, la Fiat. La notizia la dà lo stesso Della Valle in conferenza stampa. Sottoscriverò l'aumento di capitale di RCS e, dice, sono pronto a rilevare anche tutto l'inoptato, cioè le quote lasciate dalle banche, arrivando così a più del 20% del capitale. Un piano che permetta all'azienda di provare a venire fuori da problemi che ha, e con una governance diversa che è quella di un patto di sindacato che si scioglie. Decisione arrivata a pochi giorni dalla mossa del Lingotto che con John Elkann, nipote dell'avvocato Agnelli, si era candidato a diventare il socio forte del gruppo editoriale Milano. Magari se vince Elkann nella sede del giornale fa qualche festa, non so. Perché è così grigio il Corriere della Sera, io ho delle copie che ho comprato nel 2001. Magari chissà come sarà il nuovo giornale. Con foto più colorite, non so. Ma se Della Valle arrivasse al 20%, i due si contenderebbero il ruolo di primo azionista di RCS. Speriamo non ci sia da fare una battaglia, dice Della Valle, ma solo dopo aver lanciato una frecciata, l'ultima di una lunga serie, al suo competitor torinese. La telefonata di Elkann al Quirinale, degna dell'Istituto Luce.
Laura Boldrini scrive all'amministratore delegato Fiat Marchionne: per ogni fabbrica che chiude aumenta il disagio sociale, ancora non è nella gara al ribasso sui diritti e sul costo della... No, ma voi in Italia dovete vedere dove le aprono le fabbriche, perché non è che le chiudono, le spostano. Mi stila che per impegni precedentemente assunti non potrà accettare l'invito a visitare gli stabilimenti Fiat in Val di Sangro il prossimo 9 luglio. Ed è davvero scontro aperto tra il Ministro della Giustizia Cancellieri e gli avvocati che si difendono: non siamo una lobby, e confermano 8 giorni di sciopero. Emma D'Aquino. 8 giorni di sciopero? Tanto la giustizia è così larga in Italia, neanche si sentiranno. Ce li vediamo dai piedi, inizia così la guerra fredda tra il ministro Cancellieri e gli avvocati italiani. Le parole del guardasigilli catturate suo malgrado dai microfoni in sala durante un convegno a Napoli, mentre in... Tutti si fanno tradire, no? La situazione è peggiore da quello che dicono. Ma lo fanno apposta o no? Sanno che esistono i microfoni. Io se scendo le scale e parlo ad alta voce so che il portiere mi ascolta, poi mi sputtana. Un'interlocuzione su alcune iniziative, io sono disponibile, ieri l'ho aspettato, quando voglio le ascolterò, ma noi dobbiamo cambiarlo questo paese. Ma la guerra è ormai dichiarata. Brava, cambialo questo paese, vai da un'altra parte. Non si sono presentati all'incontro previsto al Ministero. È stato forse poco elegante disertare l'incontro col Ministro? Assolutamente no, perché l'avvocatura ha una sua dignità che va rispettata. A fronte delle nostre proposte ci siamo visti appioppati il decreto del fare, che reintroduce la media conciliazione che noi comunque non accettiamo o non accettiamo in questi termini. Gli avvocati che hanno depositato in Commissione Giustizia alla Camera un loro documento di riforme hanno confermato lo sciopero di 8 giorni fino al 16 luglio, con manifestazioni in tutta Italia e tribunali paralizzati. Beh, ma quando meno sono stati paralizzati? A Milano si lancia col paracadute dal Duomo, poi si dilegua, alla fine l'uomo identificato si giustifica: solo una bravata. Adele De Francisci. Solo una bravata, si è giustificato così davanti agli inquirenti il generale uomo della... si lancia da Duomo. Vegliato di soprassalto, una piazza Duomo semideserta. E Maurizio Di Palma, 34 anni, trentino di Monte Brento, con alle spalle oltre 2000 salti del cosiddetto base jumping, sport estremo che consiste nel lanciarsi con uno speciale paracadute da palazzi, ponti e montagne. Nel 2010 aveva fatto una simile impresa dalla Torre del Mangia a Siena. Ieri si è nascosto in un'intercapedine della terrazza del Duomo, dove è rimasto per tutta la notte prima di lanciarsi. Che fosse un professionista se n'era accorto anche il titolare di un chiosco, tra i pochi ad assistere allo show. Azzardare da un'altezza del genere, un lancio così, con un atterraggio perfetto, perché due passi di gamba aveva già sganciato tutto, troppo pratico per essere un neofita della cosa. Portato in questura insieme a tre amici che hanno filmato la performance, l'uomo è stato denunciato. La procura dovrà decidere se procedere per procurato allarme, gesto pericoloso di cose o violazione di domicilio. Gesto pericoloso di cose, è bella questa, si è gettato lui, è pericoloso. Un sito di scommesse e si suicida a 19 anni. Gabriele. Il gioco che uccide. Cara mamma, scusa, ho speso tutti i soldi al gioco, ha scritto questo biglietto, l'ha nascosto nella tasca dei suoi pantaloni e si è lanciato dai faraglioni di Ischia. Aveva solo 19 anni, stamattina l'hanno trovato in riva al mare alcuni pescatori. Non ha retto al senso di colpa per aver sciupato tutti i suoi soldi per giocare al poker online. Tante famiglie ci rimettono, tante persone ci rimettono davvero tutto. Io quando giocavo al poker giocavo con il cocker, in realtà. Si fa ricco grazie al gioco d'azzardo senza più argine, perché ciò che entra rifluisce via in tanti rivoli per il sistema della salute e per tutte le spese che il disagio sociale comporta. Sono allarmanti i dati che riguardano il gioco d'azzardo, un giro d'affari di oltre 80 miliardi di euro, di cui 8 vanno allo Stato. Il poker online registra l'incremento maggiore, più 66% e 100 milioni di gettito per l'erario. Il 47% degli italiani tra i 15 e i 64 anni, circa 19 milioni di persone, ha giocato almeno una volta. Il 60% sono uomini, ma sono le donne quelle che tendono a giocare sempre di più, l'incremento del 15%. La maggior parte dei giocatori preferisce il Super Enalotto e Gratta e Vinci, il 45%, le scommesse sportive e il poker texano, quasi raddoppiabili in cassi delle videolotterie, 21,3 miliardi di euro. Rubava denaro e oggetti di valore negli spogliatoi e circoli sportivi. Dopo l'ennesimo colpo è stato individuato e arrestato a Roma il ladro. Laura Spillaci.
so che faceva il giro dei circoli, però fortunatamente speriamo che l'hanno preso, basta così, che lo tengono sotto chiave. Era diventato l'incubo degli sportivi, all'apparenza un appassionato di fitness, in realtà un ladro di professione. Il suo bottino lo cercava negli spogliatoi dei club più esclusivi della capitale, orologi di lusso, denaro, carte di credito, ma il suo colpo preferito erano le automobili. Era magico. Gli ha preso le chiavi dalla giacca e... Preso le chiavi dalla giacca, è andato al parcheggio, l'ha provato l'antifurto, quella risponde, e ha colpato la macchina. È riuscito a entrare negli spogliatoi e evidentemente c'era molta affluenza quel giorno e non è stato notato. Con lo stesso sistema, da febbraio ad aprile, ha rubato almeno 5 macchine, tra il Circolo dell'Aniene e altri 2 centri sportivi di Roma, riuscendo a deludere i controlli o spacciandosi per un nuovo iscritto. Per entrare nel circolo, sa, al cancello qui seguono qualcuno piuttosto che dall'ingresso principale, può succedere. 35 anni, calabrese d'origine ma residente a Roma, è stato arrestato. Ora il leader dei circoli ha... Invece di fare footing, faceva footing delle cose. I marchi storici dell'agroalimentare italiano finiti in mani straniere. Adesso l'appello è quello di tornare a premiare i produttori del vero Made in Italy. Loris Gai. Fa impressione guardare lo scaffale dei marchi perduti, nomi storici dell'agroalimentare italiano che italiani non sono più, o almeno non del tutto. Fa impressione trovarci alcune bottiglie di Chianti Classico, finite qui perché proprio quest'anno un'azienda DOCG Gallonero è stata comprata da un colosso farmaceutico di Hong Kong. La lista messa a punto dalla Coldiretti è lunga, comincia nel 1988 quando Perugine e Buitoni vengono comprate dalla Nestlé, multinazionale svizzera, che nel 93 conquista antica gelateria del Corso. Poi è la volta di Stock, San Pellegrino, Locatelli e via a seguire in un crescendo rossiniano. Nella lista ci sono nomi come Invernizzi, Peroni, Olio Sasso, Caratelli, Galbani e poi Orzo Bimbo, Gancia, Parmalat, Star. Il Made in Italy non più italiano, dice Coldiretti, vale 10 miliardi di euro di fatturato e dovrebbe imporre una riflessione per il futuro. Tante multinazionali se ne vanno dall'Italia, ma quelle che credono nel cibo e nell'agroalimentare arrivano in Italia. Significa che nell'agricoltura, nel cibo di qualità c'è tanto futuro. Dobbiamo noi italiani, la politica italiana, rendersene conto, perché lì c'è un pezzo dell'economia e dell'occupazione su cui l'Italia dovrà scommettere. Invece di finanziare i politici bisognerebbe finanziare l'industria. La tecnologia, la robotica con una laurea in tasca sono questi i settori dove è meno difficile trovare lavoro. Carlo Tamanno. In conservazione dei beni culturali, diciamo, indirizzo di maestro antropologico come curriculum. Prospettive di lavoro in Italia secondo me è zero. Astronomia. Sto pensando prima di tutto tornare al mio paese, perché qua... Bisogna fare qualcosa per salvare l'industria. Com'è possibile che a tutti i funzionari, i burocrati, gli manteniamo un soldo così alto e le industrie le facciamo chiudere senza credito, che poi le comprano gli stranieri? Com'è possibile? Io non so se sto registrando perché trasmetto in live, però c'è poco segnale adesso, oggi funziona molto poco la banda bassa. 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 Vuole investire in biotecnologie e medicina. Qui buone prospettive per veterinari, farmacisti e dentisti. Sì, al cosiddetto pezzo di carta per ingegneri, statisti, economisti, aziendali. Se invece parliamo di nuove professioni, con la laurea in mano buttatevi sulla robotica. Senza laurea invece puntate sul digitale. Il network manager sembra la professione del futuro. Settori più classici dove le cose vanno bene. Pensiamo che nel 2012 i posti sono aumentati del 9% in agricoltura e si prevede per il 2013 anche un, se non forte, comunque adeguato incremento nel turismo, nella cura della persona. Chi è disposto a lasciare l'Italia si diriga senza dubbio in Brasile, India, Turchia, Emirati Arabi. Parola di analisti del lavoro. La nostra inchiesta sugli ecomostri d'Italia, adesso guardate questo mega abuso edilizio sulle coste pugliesi, un intero villaggio costruito illegalmente. L'inviata Isabella Schiavone. Che vergogna, magari a detrimento del patrimonio archeologico. Vicino appoggia anche la chiesa non consacrata e abusiva, insieme a decine di chilometri di cemento illegale, un intero villaggio costruito. Pure una chiesa satanica. Allora ci facevano tutto costruire, costruite. I vigili, un maresciallo di vigili, come pure un giudice. Ho chiesto il comune di vigili e non mi è stato concesso. Pago l'IMU,
ho pagato l'ICI come seconda casa, pago la nettezza urbana, la tasso. Il villaggio abusivo si ripopola con la bella stagione, c'è la raccolta differenziata vista mare, ma mancano i servizi essenziali. Le fondamenta oppure le fogne sono la fogna nera, il pozzo nero, e l'acqua viene attinta con i pozzi artesiani. In via Padre Pio, nata dalla fede dei residenti estivi, si affittano ville. Vicino a via Falcone e Borsellino si vendono formaggi di capra e case. La toponomastica è improvvisata su cartelli di fortuna in questo villaggio abusivo. Non c'è rete fognaria, non ci sono gli allacci, eppure ci sono 2.800 ville. Nel 2009 la Regione Puglia doveva abbattere circa 800 case abbandonate per il piano di intervento di recupero territoriale. Nel villaggio ci sarebbero degli interventi di demolizione e di ricostruzione anche delle parti di uso pubblico che consentirebbero di dare un'immagine diversa. Passano gli anni, ma la situazione è sempre la stessa, come denuncia anche Legambiente. Niente più spettacolo. Beh, meno male che la situazione almeno non è peggiorata. L'obiettivo di una campagna europea, intanto l'ex ministro Brambilla presenta una proposta di legge per vietare il desiderio. Sono dei pesci sottili, i delfini. Le piroette, i nomignoli, gli applausi, gli scambi di effusione, il pubblico. Il delfino, rapito da quella capacità di percepire l'uomo e di adattarsi ai suoi voleri a volte stravaganti. L'altra storia. La raccontano Lega Antivivisezione e Mare Vivo. Un'inchiesta sui delfinari italiani ha rilevato violazioni di norme, sfruttamento e anche decessi dovuti allo stress. Nei delfinari non vengono svolte attività didattiche, sono luoghi dove si fa solo spettacolo, non c'è informazione sull'etologia dei delfini, non si insegnano le abitudini dei delfini, si pensa solo ad utilizzare i delfini come degli artisti. Il dietro le quinte. La preparazione. Rompe il silenzio un noto addestratore. Una cosa è un animale libero, altra storia è la creatività. Lavorare con un animale senza libertà è come lavorare con un animale morto. Le indicazioni di legge sono precise, dalle dimensioni delle vasche al riposo almeno un giorno a settimana, al divieto per le persone di nuotare e avere contatti con questi animali. A favore dell'appello SOS Delfini si sono schierati anche Giorgio Panariello e Licia Colotto. Serviti di centri che mantengono i delfini in cattività, che vengono costretti a lavorare, a fare spettacoli e a nuotare con le persone. Stai ignorando la loro sofferenza. Chiusura la musica, il suo album è già disco di platino, ora tutto il tour è sold out. Poveri delfini, bisognerebbe proibire certi spettacoli perché sono sceni. Metterei io a vivere tutto il giorno in una gabbia o in una vasca quelli che sfruttano gli animali. Anni super tatuato e star del web con il suo rap provocatorio a tratti quasi irriverente. Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, rapper milanese, conquista Roma. Palco psichedelico come il brano tratto dal suo terzo album, Signor Brainwash, l'arte di accontentare, disco di platino dopo quello d'oro per Cigno Nero, singolo fenomeno da milioni di visualizzazioni sulla rete, con un testo che non lascia dubbi sulla fugacità dei tempi che corrono. Dai, è l'errore più bello della mia vita, mi un po' di sotto, tanto io faccio presto, mi cade con Paolo, Francesco, nessun incanto e pochi giri di parole anche nel recente brano Pensavo fosse amore, che Fedez fra sarcasmo e ironia canta raccontando una generazione che abbandona il romanticismo. Insomma, è un cornuto contento, non so, non c'ha illusioni, non c'ha amore, non c'ha Beh, è la musica di oggi, non so, meno male che io ho avuto la mia gioventù in altri tempi, tempi più melodici. Non so, Syd Barrett, Pink Floyd, quella roba là. Beh, cari amici, è finito il notizioso. Io chiudo il programma tutto ozioso. Spero che vi sia piaciuto questo commentario del TG.
perché voglio finire fino all'ultima ora che ho disponibile per iniziare a cancellarne. Ciao!